Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulla geometria dello spazio oggi parleremo appunto della misura degli spazi. Avendo definito nella lezione precedente che cos'è un solido e quindi avendo definito che cos'è il volume, ovvero la quantità di spazio ad esso occupato, è chiaro che trattandosi di geometria essenzialmente di una scienza di misura, dovremo vedere come definire l'unità di misura principale del volume, chiaramente nel sistema internazionale delle unità di misura, il cosiddetto sistema metrico decimale. Vedremo poi alcune delle unità di misura secondarie del volume e, chiaramente la cosa più difficile, più importante, però al tempo stesso, vedere come trasformare l'unità di misura principale del volume nei suoi multipli e sottomultipli e l'operazione inversa. Per capire il procedimento di conversione tra le unità di misura, dovremo fare un passo indietro, cioè tornare a vedere dei concetti che abbiamo già affrontato nel corso di prima media, a partire quindi dalla misura delle lunghezze. Ecco, noi sappiamo che l'unità di misura principale, l'unità di misura base della lunghezza nel sistema metrico è appunto il metro, è il simbolo M. A sua volta il metro ammette dei multipli e dei sottomultipli. Multipli e sottomultipli che noi identificheremo con dei prefissi che qui sono elencati. Non sono tutti, ma sono i principali, più vicini alla nostra unità di misura base. Quindi M, C, D, che stanno rispettivamente per milli, centi e deci, ed A, H e K, che stanno rispettivamente per deca, etto e chilo. E noi già sappiamo che deca significa 10, etto significa 100, chilo significa 1000, così come deci significa un decimo, ovvero 0,1, centi un centesimo, ovvero 0,01, e milli un millesimo, ovvero 0,001. E vediamo insieme quali sono le regole per convertire tra multipli e sottomultipli delle unità di misura di lunghezza, che come vedete ora qui ho riscritto in orizzontale, a partire dalle unità di misura più grandi a quelle più piccole. Vale sempre la regola generale. Quando si va da un'unità di misura più grande a una più grande, si va a moltiplicare, perché chiaramente avrò bisogno di più unità più piccole per farne una più grande, quindi a ogni passaggio andrò a moltiplicare. In particolare a ogni passaggio, che so, da chilometri a ettometri e poi da ettometri a decametri e così via, dovrò moltiplicare per 10. Viceversa, se vado da unità di misura più piccola, per esempio dai millimetri, vado a vedere quante unità di misura più grande adesso corrisponde, a ogni passaggio a millimetri, centimetri, decimetri e così via, devo andare a moltiplicare, a dividere per 10. E giusto per vedere un esempio pratico, consideriamo due esempi. Supponiamo di avere una lunghezza di 300 mm e di domandarci, ok, quanti decametri sono? Allora, cosa si fa? Intanto sappiamo che andiamo da unità piccola a unità grande, quindi vado a dividere. Parto dai millimetri, eccoli qua, i decametri sono qui, quindi per arrivare da millimetri a decametri devo fare 1, 2, 3, 4 passaggi. A ogni passaggio devo dividere per 10, quindi devo dividere per 10. Dividere ancora per 10 significa dividere per 100. Dividere ancora per 10 significa dividere per 1000. E infine dividere ancora per 10 significa dividere per 10.000. Quindi il passaggio è fare 300 diviso 10.000. Quindi 300 mm equivalgono a 0,03 decametri. Nel caso opposto andremo da un'unità di misura più grande a piccola. Per esempio, supponiamo di avere 15 ettometri e di domandarci a quanti centimetri si corrispondano. Di nuovo vado a contare il numero di passi e sono, per andare a centimetri e ettometri, 1, 2, 3 e 4. Ogni passo corrisponde a una moltiplicazione per 10. Moltiplicare 4 volte per 10 significa moltiplicare per 10.000, quindi faccio 15 per 10.000, il risultato quindi è che 15 ettometri equivalgono a 150.000 centimetri. Il passo successivo al nostro ripasso è vedere
L'unità di misura è delle superfici. Chiaramente, se l'unità di misura principale della lunghezza è il metro, l'unità di misura principale della superficie è il metro quadrato, simbolo m alla seconda. E usiamo gli stessi prefissi per l'unità di misura secondaria, ma ora bisogna stare attenti a come si passa da un'unità all'altra, da ogni multipla e sottomultipla e viceversa. Infatti, se da un lato vale la stessa regola che nel passare da un'unità di misura grande a una piccola si moltiplica e nell'andare da una piccola a una grande si divide, quello che è importante è questa volta che ogni passaggio si va di 100 in 100, non più di 10 in 10, ovvero qui si va a moltiplicare per 100 ogni passaggio, qui si va a dividere per 100 ogni passaggio. Il perché è presto detto. Appunto, un metro quadrato, che voi sapete, è la superficie di un quadrato che ha per lato un metro. Ora, però, ciascun metro corrisponde a 10 decimetri, quindi questo metro corrisponde a 10 decimetri, questo metro corrisponde ad altri 10 decimetri. Se vado a moltiplicare, vedete subito che sono 100 decimetri quadrati. Quindi giustifica questo passaggio, no? Da metri quadrati a decimetri quadrati. Se vogliamo vederlo in un'altra maniera, supponiamo di nuovo di prendere il nostro quadrato e di dividere uno dei lati in 10 parti, no? Ciascuna parte corrisponderà a un decimetro. Se facciamo lo stesso con l'altro lato, con l'altra dimensione, e poi vado a fare una griglia, ogni elemento di questa griglia, ogni quadratino, corrisponderà a una superficie di un decimetro quadrato. E ci vuole poco per capire che di questi quadratini, per coprire l'intero nostro quadrato di un metro, ce ne vorrà 100, perché ce ne vorranno 10 lungo questa dimensione, moltiplicati per 10 lungo questa dimensione, per un totale di 100 quadratini di un decimetro quadrato. E arriviamo finalmente all'unità di misura per gli spazi, per il volume. Ovviamente l'unità di misura principale del volume è il metro cubico o metro cubo, simbolo m alla terza, e di nuovo usiamo gli stessi prefissi per andare a identificare i multipli e i sottomultipli del metro cubo. Come prima sono andato ad allineare i multipli e i sottomultipli, i primi sottomultipli della nostra unità di misura in orizzontale, dalle più grandi alle più piccole. Quindi abbiamo il chilometro cubico, l'ettometro cubico, il decametro cubico, l'unità di misura base che è il metro cubico, il decimetro cubico, il centimetro cubico e il millimetro cubico. Come prima, come nel caso della lunghezza e della superficie, a ogni passaggio da unità grande a unità piccola andrò a moltiplicare. Passando da unità piccola a unità grande andrò a dividere, ma questa volta, e non dovrebbe ormai essere una sorpresa, vedete che a ogni passaggio si andrà a moltiplicare o dividere non più per 10 come per le lunghezze, non più per 100 come per le superfici, ma per 1000. E per dimostrare quanto vi ho appena affermato, possiamo procedere in una maniera molto simile a come si è fatto nel caso delle superfici, ovvero consideriamo un cubo. Ancora non abbiamo fatto i poliedri, non ancora abbiamo fatto il volume dei solidi, però ci vuole poco per capire che il volume di un cubo che abbia come lato, o meglio, come spigolo, un metro, è dato dal prodotto delle tre dimensioni. Delle tre dimensioni possiamo chiamare lunghezza, larghezza, altezza, ovvero un metro cubico, e qui c'è un errore ovviamente, un metro cubico è dato da un metro per un metro. Per un metro. A sua volta, però, ciascuno di questi metri è dato da 10 decametri. Quindi questo è 10 decametri, questo è 10 decametri e questo è 10 decametri. E se moltiplico tra di loro questi tre vo per 3 volte 10 decametri, ottengo appunto 1000 decametri cubici. Cosa significa, di nuovo, facendo il paragone con quello che avevamo fatto ai casi superfici? Che se io un cubetto di lato un decimetro cubico, per riempire un cubo di un metro di lato, ne avrò bisogno non di 10, non di 100, ma di ben 1000 di questi cubetti. Per chiudere questa breve lezione sulla misura degli spazi, andiamo a vedere un esempio di conversione. In questo caso, un'unità di misura più grande a una più piccola. Quindi supponiamo di avere
0,13 metri cubici e di domandarci a quanti centimetri cubici essi corrispondano. Riparto dal mio grafico qua sopra e vado a vedere quanti passaggi devo compiere. Da metri cubici a centimetri cubici devo fare due passaggi. Devo moltiplicare per 1000 ogni passaggio, quindi devo moltiplicare per 1000 qui, devo rimoltiplicare per 1000, moltiplicare per 1000 due volte significa moltiplicare per 1 milione, ovvero ci sono 1 milione di centimetri cubici in un metro cubico. In questo caso qui devo prendere 0,13, moltiplicarlo per 1 milione e otterrò 130.000 centimetri cubici. In classe ovviamente vedremo altri esempi numerici di conversione tra unità di misura del volume, ma per oggi questo è quanto. Arrivederci da Mr. Boscherini.